di Rob Mabel, uno dei più attesi, dunque un colpo di scena non da poco, mentre come un po' era prevedibile dall'esterno è Riccardo Zamora ad assumere il comando nei confronti di Record Rock e di Rogito di Azzurra, che si sistemano rispettivamente in seconda e terza posizione a steccato. Rob Mabel, come ho detto, ha sbagliato al via e praticamente si trova in difficoltà, continua a sbagliare Real B Power, quindi praticamente sono rimasti in 5 validamente in gara. Prova a inseguire Real B Power mentre è del tutto fuori corsa Rob Mabel, comanda dunque come un po' si prevedeva Riccardo Zamora, che raggiunge adesso il paletto dei 600 metri, è seguito da Record Rock, da Rogito di Azzurra e da Rogito GSM, che nonostante la penalità ha guadagnato una interessante quarta posizione a steccato. L'andatura è davvero molto blanda, sul mio cronometro i primi 800 metri sono percorsi addirittura da 1,20, vedremo adesso la misura del primo chilometro, ma davvero l'andatura di Riccardo Zamora sembra di tutto comodo, d'altronde Record Rock non può venire di fuori, ci prova allora Rogito di Azzurra, che anticipa l'avanzata di Real B Power, che ha potuto recuperare vista l'andatura molto lenta, sul mio cronometro addirittura 1,22 per il primo chilometro. Dunque primo giro molto molto lento in questo centrale, con Riccardo Zamora a pedalare in avanti, di fuori Rogito di Azzurra, a seguire lungo lo steccato l'uno di Record Rock, mentre dopo errore e recupero si è rifatta sotto Real B Power ed adesso si trova in coda a questo quintetto, mentre la scia di Rogito di Azzurra è stata guadagnata da Mimmo Zanca con il suo Rugito GSM. I cavalli stanno percorrendo la retta di fronte, mancano poco più di 500 metri al traguardo, con Riccardo Zamora che ha un po' fatto i suoi comodi, adesso passa il mio molto tranquillo da 21 e qualcosina, quindi davvero una volata finale. Vediamo un po' quello che succede in volata con Riccardo Zamora attaccato da Rogito di Azzurra. Prova la terza ruota Rugito GSM, lungo la corda resta Record Rock, siamo ormai alle battute conclusive con Riccardo Zamora che deve difendersi dagli avversari, all'esterno ci prova Rugito GSM con buon finale, ma il palo è vicino e Riccardo Zamora riesce a salvarsi da Rugito GSM, mentre Record Rock lungo la corda guadagna la terza moneta. Dunque vittoria e ritorno al successo per Riccardo Zamora, quota di 4,13, guida di Gaspare Loverde, training di Francesca Croce, i colori sono quelli del signor Davide Morello, secondo Rugito GSM, terzo Record Rock, quota di 4,13 e in numeri